Passioni, in quanto moti della sensibilità, non sono né buone né cattive in se stesse. In esse non c'è né bene né male morale. Sono buone quando contribuiscono ad un'azione buona. Sono cattive in caso contrario. Nella misura in cui dipendono o non dipendono dalla ragione e dalla volontà, c'è in esse il bene o il male morale. Le passioni sono dette volontarie o perché sono comandate dalla volontà o perché la volontà non vi resiste. La volontà retta ordina al bene e alla beatitudine i moti sensibili che essa assume. La volontà cattiva cede alle passioni disordinate e le inasprisce. Grande Catechismo, le emozioni e i sentimenti possono essere assunti nelle virtù o pervertiti nei vizi. La perfezione del bene morale sia quando l'uomo non è indotto al bene dalla sola volontà, ma anche dal suo cuore. Secondo queste parole del Salmo, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Nella vita cristiana lo Spirito Santo compie la sua opera mobilitando tutto l'essere, compresi i suoi dolori, i suoi timori e le sue tristezze, come è evidente nell'agonia e nella passione del Signore. In Cristo i sentimenti umani possono ricevere la loro perfezione nella carità e nella beatitudine divina. Oh,